Benvenuti amico alle ultime notizie di oggi. La storia tra la Bertè ed il suo primo marito è stata molto turbolenta. Qui i dettagli di un'unione complicata. Loredana Bertè è una delle cantanti più importanti e conosciute in Italia. Interprete di pezzi come Sei bellissima o E la luna busso ancora oggi continua a comporre bellissima musica che viene apprezzata dalle generazioni più giovani. Questo è dovuto alla sua capacità di adattarsi ai tempi e di collaborare con le persone giuste che le permettono di essere ancora sulla cresta dell'onda. Sorella dell'indimenticata Mia Martini, la Bertè porta alto il nome della celebre cantautrice scomparsa in circostanze controverse nel 1995 a soli 47 anni. La morte della sorella ha completamente stravolto la vita della Bertè, la quale si è impegnata nel corso degli anni a riabilitare il nome di Mimì, proprio come la chiamava lei. Sicuramente la vita personale della Bertè è stata tutt'altro che semplice nonostante il successo e la strabiliante carriera nella musica. Oltre ad aver avuto sempre un difficile rapporto con suo padre, anche con gli uomini Loredana ha affrontato diversi problemi non riuscendo a trovare una stabilità amorosa di cui forse ha sempre avuto bisogno. Il primo marito di Loredana Bertè ed il suo segreto. Non tutti si ricordano il nome del primo amore della cantante di origine calabrese. Si tratta di Roberto Beger, con il quale la Bertè convola a nozze nel 1983. I due sono stati sposati per circa 4 anni, ma la loro unione è stata a dir poco singolare. In effetti, la coppia non ha mai vissuto per lungo tempo insieme ed è per questo e altre ragioni che la Bertè ha deciso di divorziare da Beger in quanto incapace di adempiere ai doveri coniugali. Tuttavia, proprio il suo primo marito, Beger, secondo quanto dichiarato da Loredana Bertè, non avrebbe rivelato alla moglie la sua vera identità. Roberto, infatti, avrebbe tenuto nascosto per un po' l'essere figlio del miliardario Tommaso Beger ed erede del suo impero che comprendeva l'industria del caffè Aghi e della Acque San Gemini. Un segreto enorme, impossibile riuscire a sorvolare a lungo su questa bugia, troppe bugie ed ecco che è arrivato il conseguente divorzio. La vita sentimentale di Loredana Bertè è stata sicuramente turbolenta. Il suo primo marito poco dopo il divorzio è venuto a mancare provocando un'ulteriore sofferenza all'artista. In seguito, Loredana ha iniziato una relazione con il tennista Björn Borg sposandosi poi nel 1989. Ma anche questo matrimonio è terminato nel 1992 quando è arrivato il secondo divorzio. Dopo ci sono stati Adriano Panatta, anche lui tennista con cui è ancora in buoni rapporti, un flirt con il bassista dei Pureed Kantzian negli anni 70 e l'ultima relazione più conosciuta, quella con Mario Lavezzi, compositore e scrittore discografico insieme a Loredana Bertè per circa 5 anni. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.